I don't speak Italian. Che pizza ti piace? Ragazze, Interphone, dopo l'evento vi devo sfruttare per una cosa, perché io qua un ma che pirla, ho sbagliato il telefono, scusate. Secondo me sei così basso, sembri molto più alto. La mia giornata dura 48 ore. Devi viverla a due per, parlare così, vedi, se parli così già riesci a dire dopo le cose allo stesso tempo. Bene amici, sono su una scala che balla un sacco, quindi proviamo subito la stabilizzazione digitale di questo Mi 8 Pro trasparente. In realtà io ho due Mi 8 Pro trasparenti perché voglio fare un po' di foto qua da Eijkman, ma soprattutto voglio fare un play un po' diverso. Chi mi riconoscerà potrà farmi una domanda qualsiasi e voglio anche chiedere alle persone che non conoscono assolutamente Xiaomi come si pronuncia e come trovano questa back cover trasparente. Insomma, un po' un esperimento sociale. Qua c'è qualcuno che mi guarda, voi mi state guardando? Ciao, ciao, sì, ti stavo indicando perché ti seguo su internet, su Instagram, su Facebook. Ok, allora no, visto che mi conosci ti chiedo una cosa, fammi una domanda, qualsiasi. Qualsiasi domanda, come trovi i nuovi iPhone XS Max e XS? No, dai, sulla mia vita, basta telefono. Ah, sulla tua vita? Ma sì, dai, come fa a sopportarti Chiara con tutta questa tua vita tecnologica? Questa è una buona domanda, non riesco neanche a comprarla con le borse perché non è particolarmente... In realtà ci amiamo tanto, un po' mi sopporta e cerco di ricavarmi tanti angoli per la famiglia. L'ammiro tanto, vedo sì. Che la porti molto spesso fuori a cena. Cerco anche di coinvolgerla nelle mie cose. Però ha una grande sopportazione nei tuoi confronti. È vero. Quindi volevo fare un plauso a Chiara che ti sopporta sempre anche l'altro grazie. Giorno mentre stavi facendo la recensione. Mi ha chiamato, infatti ha detto che palle. È proprio così. Grazie. Ciao, facciamo un selfie? No, facciamo un'altra cosa. Sì. Chiedimi qualcosa su di me, non sui telefoni, non sulla tecnologia, quello che vuoi, domanda qualsiasi. Oddio, non mi vengono. Vabbè, mi ha paraculato, nel senso che è arrivato e mi fa, ti ricordi me? Io ho detto, sinceramente, perché sono sempre sincero, no, e lui, bravo, non ci siamo mai visti. Hai fatto bene. Allora io farò un'altra paraculata, chiedimi, fammi una domanda su di me, né tecnologia, né motori, su di me, quello che vuoi. Su di te? Sì. Come hai conosciuto Chiara? Oh, ma perché tu ti fai una domanda su Chiara? Porca miseria. L'ho conosciuta a Lollapalooza, storico locale di Milano. Può farti una domanda su Borders, ma non so cosa dirti su di lui. Vabbè, molti timidi non vogliono farmi una domanda, me la faccio da solo. Ma Andrea, dove e su che moto hai preso la patente A? Guardate, qua c'è il rifacimento della V7 di Guzzi. Un amico aveva la S7 che era la versione sportiva fatta in pochi esemplari proprio della V7, S7 che poi si è trasformata in Le Mans, ma voi immaginate un Andrea Galeazzi su una moto così bicilindrica 750 a fare lotto nel piazzale della motorizzazione. Ebbene sì, ci sono riuscito e vi racconto anche un altro aneddoto. Era partito il motore d'avviamento e quindi avviamento a spinta e mentre facevo la prova su strada sono partite anche le frecce e allora ho detto all'esaminatore non mi vanno più le frecce perché la moto era di un amico, aveva 20 anni, ferma nel box da un secolo, mi era venuta la scimmia di prendere la patente. L'esaminatore cosa fa? Mi fa, Andrea, devi sapere cosa fare in questo caso, se no ti boccio. E allora io, a ogni incrocio, con le mani a indicare dove devo girare. Tragico, ma la patente l'ho presa. Non sono uno stalker, ho una moglie, ho un bambino, non sono qua per provolarti. Ma sto facendo un esperimento sociale. Questo è un telefono particolare. Un giudizio estetico da parte tua su questo... Ma un po' l'iPhone 10. L'iPhone 10, ma quanto che sia trasparente... È particolare, anzi, mai visti. Xiaomi. Incredibile, è giusto? Proprio così, bravissima. Grazie. Scusa per l'intrusione. Parli italiano? No, I don't speak Italian. You speak English? Yes. No problem. No, in inglese no. No, parlo italiano. Ah! Ah! Faceva la furba, ma io davvero non voglio provolare e non voglio neanche chiedersi nulla il telefono. Okay. Siccome sto facendo un video un po' particolare. Vedi questo telefono completamente trasparente, tu sei una moto molto di design, molto particolare. Cosa ne pensi del design di questo telefono così trasparente? Domanda particolare. Può che non piacerti, eh? Secondo me è solo la cover comunque. No, in realtà è vera, guarda. È davvero. È trasparente, sì. Ah. È trasparente. Ha un design ingegnoso allora, forse anche ingegneristico, direi. Un po' come Ducati. La tua moto dove sei seduta su è fantastica. Ultima domanda, si chiama, secondo te, come Xiaomi Mi 8 Pro. Ci
cioè, bravissima, praticamente un utente consapevole. Grazie per aver stato questa. Ciao. Che pizza ti piace? Margherita semplice oppure friarielli e salsiccia. Ottima, anche a me quella. Andiamo d'accordo, però sulle pizze direi proprio di sì. Tuo piatto preferito? Tirami su. Che cosa mangi mattina di colazione? Tutto sul cibo. Dolci, fette biscottate, biscotti, insomma, è per questo che, vedi, è così. Ma io mi chiedo, ma perché nessuno prende i tuoi bigliettini? Comunque, ah, ma un adesivo, bellissimo. Tra l'altro io avevo la marmitta Leo Vinci quando ho 18 anni, ero veramente un super tamarro. Come trovi questo telefono che è molto particolare, il design? Belli, elegante. Xiaomi M18. Sì, lo so ragazzi, sono un po' pirla. Ditelo che sono un po' pirla. È così. Ma basta che funzioni, cioè. Ok, mi piace questa cosa. Tu cosa ne pensi? Uguale. Tu cosa ne pensi? Uguale. Tu cosa ne pensi? Xiaomi. Interessante. Carino. Però basta smontare quando non hai niente da fare. Esatto. E siccome sono scortato dalle ragazze di moto.it, le più belle del salone, senza ombra di dubbio, stiamo andando all'evento Cellular Line di qua, ecco, sbaglio strada. Ragazze, cosa ne pensate di questo telefono? Prendetelo pure in mano, smanettatelo, fate quello che volete, perché voglio un vostro giudizio. Schermo gigante, è sì. Bello per nabbia i bordi. Perché dietro che è particolare. Ah, bello, si vede tutto dentro. Bella anche la grafica, con effetto carbonio. È un effetto, è vero carbonio? No, questo penso sia vera plastica. Xiaomi Mi 8 Pro. Mi 8, sei troppo internazionale. Chi vuole il power bank? Tira più il power bank di tutte le modelle che ho intervistato prima, esatto. È incredibile. Preferisci la montagna o il mare? Preferisco il mare, ma in realtà ho scoperto la montagna qualche anno fa e anche quella è fantastica. Mi piace farlo con la luce accesa o spenta? Penombra. Per tutti i telefoni che hai dietro nei video, con quasi gli alimenti, tutti con la corrente stessa della casa o... No, in realtà è uno schiavo su una bicicletta che pedala tutto il giorno e carica, perché non costerebbe troppo. Esatto. Ciao, prego. Come va il lavoro d'architetto? Oh, bella domanda. Tasto dolente, nel senso che ormai il tempo mi consente di fare comunque qualcosa per rimanere iscritto all'Arcassa e avere una pensione domani, ma è il 20% del mio tempo ormai. Però un lavoretto continuativo, magari piccolino, continuo a volerlo avere perché mi diverte. Senti, ma tu che mi stai facendo una foto con un tablet? Non parliamo di tecnologia. Perché non ci vede. Ah, ok. Non lo vede. Potrebbe essere una buona chiave di lettura. Fammi una domanda personale, quello che vuoi. No tecnologia, no moto, no macchine. Vai. Non so cosa chiedere. Domanda da ieri sera. Ieri sera stanco come al solito. Ho mangiato e sono andato a letto. No, prima ho montato un video. Che palle. Ok. Il tuo lavoro, quando ti ha portato lontano dalla tua famiglia? Cioè, senti questa cosa che sei sempre in giro? Allora, buona domanda. Un po' sì. Lontano no, perché comunque i mezzi di comunicazione ci aiutano a stare sempre in contatto, ma soprattutto ultimamente cerco di fare sempre viaggi di una giornata. Anche se sono internazionali, dove si può, Londra, Parigi, Berlino, così vado e torno in giornata, è un grande sbatti, ma la sera sono a casa dai miei. Grazie per la domanda, bella. Grazie di bella. Ciao. Quanti cazzo di anni hai? Guarda i capelli, secondo te? Secondo me siamo coetanei. Vuoi dei miei? Io sono del 73. Io sono del 69, un anno magico. Ti porti meglio. Ciao. Ciao, sono un piacere. Mio, davvero. Ciao, grazie. Ti piace fare queste cose? Tantissimo, no, lo amo. Soprattutto qua, però. Soprattutto qua, è fantastico. C'è il mio ragazzo che ti segue da tantissimo tempo e non è riuscito a venire. Ciao Mattia, dovevi venire a ECMA. Ti fanno chiedere mai, magari stai lavorando su qualcosa che non c'entra niente e poi dal niente ti chiedono, ah, che ne pensi di questo telefonino? Qualche volta i miei clienti mi prendono in giro per quello che faccio la tecnologia e tutti mi chiedono, sì, ok, mi fai il progetto, ma poi mi dici anche che telefono devo comprare. La vita lavorativa, sì, la no, vita, si fonde, il blog si fonde. Anche se la vita lavorativa ormai è un 20% della mia vita perché ho poco tempo da dedicargli, ma qualcosa faccio sempre e i clienti chiedono consigli tecnologici. Come fai a fare tutto quello che fai nell'arco delle 24 ore? Io ma come? Lavoro solo, mi basta, certo. La mia giornata dura 48 ore. 48. Devi viverla due per, parlare così, vedi, se parli così già riesci a dire dopo delle cose nello stesso tempo. Infatti, numero delle tue amiche. Non ne ho più perché. No, ma sai perché? Perché le mie amiche mi odiano, perché tutti i fidanzati delle mie amiche mi guardano e quindi mi odiano tutte. Il problema è un problema, è così. Un giorno
giorno ti affiancherà magari tuo figlio, fate i galeazzi padre figlio, recensioni. Dipenderà assolutamente da lui, è già successo ma oscurato, lo uso solamente perché mi piace così appunto fare video in famiglia, perché così rimango con loro, ma dipende da lui, ma anche perché non pubblico mai lui la sua faccia così, perché sarà lui che sceglierà se vorrà comparire in pubblico, no, mica ha detto che vuole, magari poi a 13 anni mi dice oh papà ma perché mi hai messo quando ero piccolo, non volevo mettere la mia foto, e quindi per ora deciderà lui. Ma quando è nata la tua passione per l'architettura? Bella domanda, pensavo per la telefonia. Per l'architettura è nata il primo anno di liceo scientifico, perché disastro, mi hanno bocciato, non mi piaceva, dovevo trovare un'altra scuola tecnica ma non così teorica, e allora ho pensato a fare il geometra, poi mano a mano mi sono appassionato alle costruzioni facendo geometra, quindi mi sono iscritto architettura e mi è piaciuto un sacco. Chi ti lancia il telefono quando inizia la recensione di un nuovo telefono? Perché arriva dall'alto. Le magie del montaggio, lo lancio in aria, schiaccio rec, mi rimetto alla scrivania e poi arriva e lo prendo, incredibile! Da quando ti è nata la passione per le moto e per le auto? Per le auto, beh, abbastanza innata, quando mia mamma mi portava in macchina volevo guidare io. Per le moto in realtà sono una passione indotta dalla compagnia dove ero, perché avevano tutti la moto, io non ce l'avevo, quindi la domenica andavano a fare i giri, io rimanevo in pistola. E allora ho preso una vecchia moto Guzzi, ho fatto la patente di un amico e poi ho preso la moto, i primi soldi che ho guadagnato e finalmente mi sono unito al gruppo. I see a beer, oh, I don't know. No, is come si chiama? Pikachu? Pikachu, yeah. Ok. No ragazzi, poi incontri un inglese, immagino, che ti fa provare un casco con una lente che ti fa vedere delle cose fantastiche in tridimensione là in fondo. Adesso un drago che sputa fuoco. Fantastico. Tu sei di Milano? ECMA a Milano, gli eventi principali sono a Milano. Come vedi Milano da qui a 10 anni? Non lo so, ma dico come ho visto Milano da 10 anni a questa parte, a qua. Cioè è cresciuto tantissimo, veramente hanno fatto cose intelligenti e quindi città europea. Purtroppo girando tanto l'Italia mi piacerebbe che anche altre città crescessero così tanto, perché abbiamo tante potenzialità, a volte un po' castrate da, boh, non lo so, ma mi piacerebbe che tutta l'Italia crescesse come Milano. Carino. Brave. Vedi caro Davide, non era così difficile. Ciao.